Thank you.
Ben ritrovati, a tutti. Oggi siamo in diretta sia qui su Facebook ma anche qui su Instagram. Ciao a tutti, anche agli ascoltatori da Instagram. How you guys doing? Ok, bene, ben ritrovati. Abbassiamo un po' la luce. Ok, vediamo un po' di saluti come al solito. Saluto a Vicky, Matteo, Francesco, Paolo, Luke, Frank, Roberto, Fabio, Anthony, Enrico, Laerte, Francesco. Francesco dice: ciao Davide, Santa, Patti Boyd, musa ispiratrice di Clapton. Esatto, questo brano è stato scritto grazie a lei. Giovanni dice ben fatto, e anche Francesco dice Leila, esatto. Bene, bene ragazzi, come state innanzitutto? Bene ritrovati come al solito. Intanto sto vedendo un po' di saluti, di commenti. Ciao a tutti quanti. Giuseppe, ciao Davide, sei sempre bravissimo. Grazie Giuseppe. David, sei Davide, how you doing David? Nice to see you. E anche ciao a tutti gli amici lì di Instagram. Ovviamente saluto soltanto quelli di Facebook, ma altrimenti non riesco a dividermi. Questa sì era Leila. Perché ho suonato Leila? Perché come sapete il 30 di marzo è stato il compleanno del nostro mitico Eric Clapton. E quindi insomma era doveroso fare un bel omaggio a questo grande chitarrista. Vediamo se avete qualche domanda. Intanto approfittate, come al solito ogni martedì siamo qui, e sia per parlare un po' di musica, vi faccio ascoltare un po' della mia musica e delle cose che stanno succedendo, vi aggiorno un po' su tutto. E innanzitutto, ecco, vi dico subito questa piccola novità, visto che molti di voi si sono iscritti al portale mio didattico, che trovate su guitarlab.davidepannozzo.com, che è quello che vedete anche lì sul mio schermo. Abbiamo introdotto anche una nuova modalità di iscrizione, ovvero chi si vuole iscrivere all'opzione membership, che ha diritto a tutti i corsi più rubriche, raccolte mensili sempre aggiornate. Adesso potete iscrivervi soltanto per le prossime ore,
utilizzando un'opzione particolare che abbiamo appena introdotto, ovvero vi iscrivete e avete 7 giorni completamente gratuiti, quindi iniziate a pagare fra 7 giorni, quindi avete tutta la possibilità di dare un'occhiata e di vedere se è quello che fa per voi, insomma, quindi potete andare a sbirciare un pochettino, cioè avete anche il link qui su questo video e innanzitutto condividete pure questo video perché così siamo più siamo meglio stiamo, come si suol dire, no? Quindi condividete subito se vi va, così mi aiutate anche a divulgare un po' quello che stiamo costruendo, cioè una bella comunità attorno al Modern Blues. Allora, Giuseppe mi dice una domanda: come vedi un duetto blues, chitarra e armonica? Può funzionare? Beh, sicuramente sì, ci sono tanti esempi storici di chitarra e armonica. Come no, Giuseppe? Assolutamente, assolutamente. Puoi provare. Sì, assolutamente. Bene, allora oggi vi introduco anche un piccolo spezzone didattico. Quindi vi do una pillola didattica in questa diretta. Bevo un goccio, scusatemi. Così diamo un po' la possibilità a tutti di gustarsi questi minuti insieme. Così, ecco, intanto vediamo se c'è qualche altra domanda. E poi vi parlo un po' dell'accompagnamento sullo slow blues, che è un accompagnamento spesso sottovalutato, no? Però c'è tanto da dire. Ok, vediamo, c'è soltanto una domanda da Francesco. Davide, domanda tecnica: che action usi? Alta, bassa, media? Ricordi i millimetri? I millimetri non li so perché non sono un nerd di queste cose. In realtà l'action io la regolo, diciamo, anche un po' in base alla chitarra, quindi non ho un preset, che utilizzo su tutte le chitarre. Per esempio su questa che ha un radius 9-12, quindi abbastanza moderno, ho un'action leggermente più bassa rispetto alla Custom Shop, per esempio. Però dipende molto dalla sensazione, diciamo, l'action è qualcosa di molto molto personale che ovviamente incide molto anche sul playing, no? Quindi in realtà il consiglio che ti do è di provare a vedere se vedi che la chitarra è ancora un po' dura, allora magari abbassala, oppure se senti che ti sfuggono un po' le corde, capito? Allora prova a regolare in questa direzione qua. Non consiglio mai un setup che va bene sempre per tutto, capito? Quindi i millimetri non te li so dire, comunque è un'action media, non è né troppo bassa né troppo alta comunque. Sia su questa qui è leggermente più bassa perché è un po' più moderna come feeling rispetto alla Custom Shop, però comunque non è mai troppo, né troppo bassa né troppo alta, capito? Allora, Capitan Fantastic mi dice: come funzionano i 7 giorni di prova? Ecco, funzionano così: tu ti iscrivi oggi, hai 7 giorni gratuiti, e fra 7 giorni partono le rate, praticamente il pagamento. Quindi ti iscrivi oggi, inserisci tutti i tuoi dati di pagamento, tutto quanto, e quindi invece di pagare oggi, paghi fra 7 giorni, praticamente, molto semplice. Ok, allora vi parlo un po' di questa cosa. Allora, perché ho pensato di introdurre in questi nostri incontri degli argomenti specifici di didattica. Poi, se avete qualche cosa che volete che io tratti poi nei prossimi incontri, scrivetemi pure, così ho il piacere di accontentare un po' tutti. Allora, ho ragionato un po' su questa cosa dello slow blues perché in realtà, soprattutto nella considerazione che abbiamo in Europa del blues, diciamo che il blues molti lo possono vedere come una struttura, un genere fisso, standard, molto basic, no?
In realtà non è così, cioè la forma base può essere anche semplice, no? Perché i cosiddetti tre accordi, no? Però poi ci si possono fare un sacco di variazioni, ok? Quindi, per esempio, vi faccio vedere questa cosa. In genere, ecco, partiamo da questa cosa qui. Lo slow blues è, in genere è in 12 ottavi, quindi è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Quindi la forma classica potrebbe essere questa, no? Quindi semplice strumming. Sul primo, sul quarto e sul quinto. Ok, poi si va sul quarto. Se noi volessimo invece utilizzare gli accordi, potremmo fare un sacco di cose interessanti. Allora, la prima cosa è possiamo estendere gli accordi, ok? Noi sappiamo che sul giro blues noi abbiamo tre accordi di settima di dominante, ovvero terza maggiore e settima minore, ok? Quindi avremo la settima, re settima, mi settima, ok? Se noi andiamo ad estendere questi accordi, già potremmo avere per esempio accordi di tredicesima, come in questo caso, o accordo di nona e accordo di nona o anche settima nona più volendo. Ok? Quindi già questo estende un pochettino la faccenda. Ok? Ma possiamo anche movimentare un po' il voicing in questo caso, quindi per esempio potremmo anche fare questo. Ok? Quindi è molto utile per esempio utilizzare il pollice per mantenere sempre il basso, no? Questa è una tecnica che utilizzo spesso anche per quanto riguarda diciamo, l'arrangiamento dei brani che vi propongo, no? All'inizio delle nostre dirette. Spesso utilizzo questa cosa qui, no? Ok, quindi già è diverso rispetto al semplice strumming, no? Avete sentito? Invece di fare questo, ok, il tempo è sempre lo stesso, ma faccio questo. Rispetto a. Ok? Perché questo? Perché in questa maniera, soprattutto quando si suona in trio, c'è la possibilità di movimentare molto l'armonia, no? E cercare di creare dei movimenti interessanti, ok? Sulla stessa scia possiamo anche andare a cercare di creare altri e ulteriori movimenti, no? Sempre su questo voicing qui, per esempio.
Ecco, per esempio, posso utilizzare anche diversi voicing dell'accordo di settima, come in questo caso qui. Voicing sempre di settima. Vedete che già si movimenta parecchio, no? Adesso provo a registrare soltanto il giro di basso e improvviso soltanto con gli accordi, ok? Giusto per farvi rendere conto come ci si può muovere anche nell'accompagnamento. Quindi soltanto il basso. Possiamo stare fino a domani mattina, no? Perché ci sono tante cose che possiamo mettere. E già rispetto a come eravamo partiti prima, sempre uguale dall'inizio alla fine. Va benissimo, però magari intersecare le cose è sempre una cosa buona, ok? Quindi abbiamo parlato un po' di come utilizzare l'accompagnamento, gli accordi, il voicing degli accordi di settima sullo slow blues. Se vi interessa meglio questa lezione, la trovate in maniera sicuramente ancora più approfondita, anche con trascrizioni, jam track, le basi e tutto il resto sul corso Mastering the Blues Rhythm Guitar, okay? Dove trovate diversi accompagnamenti in diversi stili del blues, e lo trovate anche nell'opzione membership di cui vi ho parlato prima. Ok? Bene, se ci sono domande, sparate pure, sono qui apposta. Vediamo un po' se c'è anche qualche domanda qui su Instagram. Sì, ci sono delle domande, ma ho il telefono un po' lontano, non riesco a vedere bene. Ok, comunque, se avete qualche domanda in merito a questo o avete altre cose che mi volete chiedere, ditemele pure. Ok? Allora, vi ricordo inoltre che questa diretta la potete anche rivedere sempre qui sulla pagina. La registrazione la potete rivedere nella pagina oppure anche sul canale YouTube questa sera, in diretta stasera, lo stesso video lo potete anche rivedere in diretta. My friend Aaron said, looking good, Davide. Thank you, Aaron. Nice to hear from you. How's it going? Allora, Davide mi dice, ciao Davide, qualche consiglio per la tecnica della mano destra? Davide, sì, se ti va puoi andare a vedere sul mio blog c'è una lezione che si chiama Coordiniamoci. Se vai su davidepanozzo.com/blog
C'è una lezione dedicata proprio alla coordinazione di mano destra e mano sinistra, dove spiego come migliorare questo aspetto, che è molto molto importante per migliorare il suono e tutto il resto. Ma comunque il consiglio che ti do è di fare esercizi di coordinazione, scale, la cosa importante è questa, e soprattutto all'inizio, quando si vuole migliorare un po' la tecnica della mano destra, non aprire la mano è una cosa molto importante, quindi cercare di chiudere e di avere la sensazione di avere il plettro tra pollice e indice in questa maniera qua. E in questa maniera hai molto più controllo sulla mano destra e hai molto più suono. Ok? Però vatti a vedere questa cosa, sicuramente ti può aiutare, Davide. Se vai sul mio sito davidepannozzo.com/blog. E trovate una lezione appunto su questo, si chiama proprio Coordiniamoci. Donato mi chiede: Davide, qualche consiglio sui legati? Io tendo a plettrare troppo tutto. Sì, Donato, questa è una cosa che abbiamo discusso, no? Donato è uno dei miei allievi del portale e attraverso i feedback che gli ho mandato ho evidenziato un po' questa cosa. Beh, i legati sono fondamentali soprattutto per creare dinamica e per avere un suono che non sia troppo staccato, no? Perché se io suono tutto, questo è tutto plettrato, ok? Sentite che è tutto molto staccato, che okay? In alcuni stili, per esempio Pat Martino è uno che suona tutto in questa maniera, tutto molto staccato, però è una scelta stilistica in quel caso lì. Io consiglio sempre, soprattutto sul blues in generale, di legare un po' la regola non scritta è di legare, di suonare due, massimo due note plettrate e la terza legarla, no? Cioè, o al massimo tre e la quarta legarla. Io tendo molto a legare, in generale lego tanto quando devo suonare. Quindi buon 40% è legato, se non anche di più forse. Anche in questo caso, per chi ha problemi un po' nel legato, sia ascendente che discendente, quell'esercizio che ho consigliato prima a Davide è molto utile. Se andate su davidepannozzo.com/blog e cercate la lezione che si chiama Coordiniamoci, che è molto molto utile su questo. Ci sono quattro esercizi per questa cosa qua, che può darvi sicuramente una mano in questo senso. Ok? Bene, allora ragazzi, se non ci sono altre domande, vi suono una cosina e poi ci salutiamo. Tratto sempre dal nostro nuovo disco Unconditional Love. Oggi vi suono I Heard You, visto che abbiamo parlato un po' di Clapton oggi, no? Abbiamo fatto un po' gli auguri a zio Eric. Vi suono I Heard You, che è un pezzo che amo particolarmente. L'ho scritto con Steve Jordan questo brano. Ed è stato prodotto da Steve con la partecipazione anche di Willie e di Olli Rockberger. È un pezzo che mi piace particolarmente. E soprattutto è un pezzo che ha un significato molto importante, no? Se andate, io consiglio sempre infatti di andarvi a vedere i testi di questo disco, perché non mi interessava fare un disco per chitarristi, no? L'avevo già fatto, ne ho fatti due, ho fatto Born Electric e Portrait of Jimi Hendrix, e non mi interessava fare un disco che avesse soltanto musica per chitarristi. E allora, soprattutto insieme a mia moglie Federica, ci siamo messi, abbiamo pensato di scrivere delle cose come se fosse un disco cantautorale, no? Quindi con un significato all'interno di quello che abbiamo
proposto, perché spesso e volentieri l'errore che si fa, soprattutto sul blues, secondo me oggi, è di non parlare degli argomenti della vita di oggi, no? Quindi si parla soltanto del oggi mi sono svegliato, non ho soldi e la mia donna mi ha lasciato. E il blues, per ritornare un po' ad avere questa funzione importante, ritornare in auge, secondo me, come genere, anche perché qui negli States è molto in voga, anche nelle classifiche musicali più pop, diciamo, c'è tanto blues. Secondo me deve ritornare un po' a parlare dei nostri giorni, insomma. E questo brano si chiama I Heard You e parla della storia di un uomo che ha perso completamente la fede, ha perso la fiducia nella propria vita e non sa come andare avanti, ma a un certo punto si risveglia e si accorge che non è da solo. Infatti dice: I heard you, you shine a light on me and I see you, no? Ti ho sentito, mi hai acceso una luce in me e mi sono accorto che non sono più solo. E questo ce lo dobbiamo sempre ricordare, perché è una cosa che ci aiuta tutti, a prescindere dalla nostra filosofia di vita, non c'entra la religione. Perché se siamo parte di qualcosa, siamo sempre meno soli, no? Quindi non siamo mai soli, c'è sempre qualcosa o qualcuno attorno che ci può indicare la strada. Ok? E questo si chiama I Heard You. Shall I know now it seems to me I find
Questa era I Heard You. Aaron says, great song, great playing, great tone. Thank you, Aaron. Aaron, you were here when we record the song. You remember that? Bene, ragazzi. Thank you so much for being here, as usual. And yeah, if you guys have any question, hit me up. Otherwise, we'll see you next week. Francesco dice, wow, Hendrixianissimo nel finale. Bene, ragazzi, allora, questo era tratto da questo disco che con la luce non si vede mai, Unconditional Love. Lo trovate adesso anche su Amazon, lo trovate praticamente ovunque. Quindi, allora, ricapitolando, abbiamo la nuova opzione sul sito, sul portale, andate a vedere su guitarlab.davidepannozzo.com o comunque sul link che trovate qui sopra. Potete iscrivervi per i prossimi giorni gratuitamente per i primi 7 giorni, quindi inserite tutti i vostri dati di pagamento e iniziate a pagare dopo 7 giorni, ok? E quindi abbiamo parlato anche dello slow blues, di come accompagnarlo, e abbiamo fatto un bel omaggio a Eric Clapton e l'ultimo brano era I Heard You. Quindi, ragazzi, un saluto a tutti. Se avete qualche domanda potete sempre scrivermi su info@davidepannozzo.com, sempre qui sulla pagina, in qualsiasi momento, rispondo sempre a tutti. E ci vediamo la settimana prossima, sempre martedì intorno a quest'ora qui. Ok? Un saluto. Ciao a tutti!